L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 8 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che nell'anno della pandemia si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio sempre attento all'innovazione e alla leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Boutique di eccellenza dell'anno, diritto assicurativo, responsabilità civile. E il premio va a ITC Law. Addirittura sento proprio le grida, insomma. Secondo me anche l'Europeo 2020, che ci vede clamorosamente in finale, potrebbe aiutare a questo clima un po' da tifo. La motivazione per l'esperienza, la competenza e l'approccio personalizzato dimostrato dallo studio legale, che ha affiancato con successo compagnie di assicurazioni e aziende in tutte le questioni relative al diritto assicurativo, con particolare riferimento all'attività di prestigio ed eccellenza raggiunta nella responsabilità civile. ITC Law. E eccoli, vedo vedo il nostro, uno dei nostri operatori. Che arrivino. Questo vuol dire che sono arrivati. Esatto, eccoci qua. C'è sempre esatto. Un po' di suspense, nel senso che non sapendo quando arrivano. Eccoli. Eccoli qua. C'è una bella passerella da fare qui in questa sala meravigliosa. Però è giusto così, così almeno possiamo ammirarvi mentre arrivate e mentre arrivate a ritirare il vostro premio. Complimenti. Complimenti, buonasera. Seguite le indicazioni di Carlos, che sì, è uno dei nostri fotografi. Poi se volete potete fare le foto anche più. Boutique di eccellenza dell'anno, diritto assicurativo e responsabilità civile. Complimenti. Complimenti e buona serata. Siamo in compagnia dell'avvocato Italo Partenza, socio cofondatore di ITC Law. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Ecco, le chiedo anzitutto qual è il focus del vostro studio. Beh, il nostro studio assiste grandi imprese, compagnie di assicurazione e di riassicurazione, italiane e straniere, e diciamo che aiutiamo anche compagnie straniere ad aprire sedi in Italia, le assistiamo nella creazione di nuovi prodotti e ci occupiamo anche e soprattutto di rischi di responsabilità, fra cui attualmente il rischio di responsabilità ambientale, che forse è uno dei più sentiti in questo momento. Assolutamente. Le chiedo quale ruolo può svolgere il mondo assicurativo in questo particolare contesto storico che tutti... Ma credo che il mondo assicurativo possa svolgere un ruolo molto molto importante in questo periodo di ripresa o attesa di ripresa dopo il periodo della pandemia. Dobbiamo tenere presente che assicurazione non significa soltanto indennizzare per un evento sgradevole, per un danno già accaduto, significa soprattutto avere un partner che affianca l'impresa, che affianca il professionista nelle sfide del mercato. E questo è particolarmente importante, è importante quanto forse ancora di più dello stesso finanziamento che un imprenditore o un professionista può necessitare per la sua attività. Questo richiede anche un'alleanza molto forte fra assicurato e assicuratore, alleanza che in questo preciso momento storico forse sta appalesando alcune criticità. Credo che da questo punto di vista il ruolo di noi professionisti sia quello di assistere la compagnia, di assistere gli assicurati in questo ruolo di garanzia nel rispetto di questa alleanza. Esatto, le volevo esattamente chiedere quale ruolo può svolgere l'avvocato e l'avvocatura in generale nell'attuale mercato assicurativo. Come dicevamo, è proprio questo il punto. Diciamo che l'avvocatura ultimamente si è un po' fatta rinchiudere in una specie di riserva indiana dei prodotti di massa, del contenzioso di massa, del convenzionamento a basso costo, e questo è un qualcosa che certamente l'avvocatura ha subito e non ha voluto.
credo che un ruolo molto importante invece l'avvocatura possa svolgere non soltanto nell'assistenza ai clienti per quanto riguarda i fabbisogni assicurativi, ma nel rispetto dei ruoli di tutti i vari soggetti che sono coinvolti, fra cui gli intermediari ovviamente. L'avvocatura può svolgere un ruolo di garanzia nel rispetto dei diritti e dei doveri reciproci. Si tratta pur sempre di un contratto le cui reciproche obbligazioni sono meritevoli di attenzione e devono essere verificate nella loro legittimità e soprattutto vanno rispettate. Il ruolo dell'avvocato è un ruolo in questo senso importante perché è un ruolo, direi, che la stessa Costituzione riconosce come garante del rispetto dei diritti e dei doveri. Assolutamente. Avvocato, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi.